Io oggi sono un po' emozionato, di solito, cioè sempre faccio interventi a braccio, oggi in particolare mi sento emozionato perché in mezzo a questa valanga di roba che sta piovendo addosso alla nostra giunta, io li voglio guardare negli occhi i nostri assessori e dirgli grazie perché il coraggio che noi abbiamo portato in questa amministrazione li ha avvolti in una squadra che sta lavorando. Sappiamo che le opposizioni questo gli dà molta noia, molta noia. E quello che vorrei dire è che ringrazio anche la mia sindaca perché non è facile, dopo aver passato 2 anni e mezzo ad assistere a un certo schifo, oggi vedere che questo schifo ritorna, non si arrende. Ci vuole coraggio assistere a una scena per cui si porta un caso strumentalizzato quando in realtà poi ce ne sono tantissimi in questa città e tutta l'amministrazione sta cercando di risolverli uno dietro l'altro. Sarebbero bastati 20.000 euro di questo consiglio di oggi, ad esempio, no? Se tutti quanti fossimo stati, lo so, fa ridere, ma è la realtà. Se tutti fossimo stati d'accordo, no? Per devolvere questi 20.000 euro a questa persona invece di venire a fare questa scenata oggi sarebbe stato un segno di civiltà, di maturità, di amministratori che non guardano allo scontro politico becero, ma che sono veramente interessati alla città. Sarebbe onesto non prendersela più magari contro Marino, per carità, avrà avuto anche le sue colpe, ma prima di Marino ci sono stati anche altri amministratori. Basterebbe soltanto un pezzo di trave della cupola di Calatrava lasciata incompiuta per soddisfare non so quante decine di problemi di disabili, o anche solo 1 metro quadro di cemento del parcheggio Corneli abbandonato, 50 milioni anche lì buttati, tutti i soldi che sono stati necessari per pagare questa roba che non è assolutamente funzionale alla città. E quando parliamo di soldi, parliamo di miliardi di debiti. Ci vuole coraggio a venire in quest'Aula oggi e ascoltare questo schifo e dire che dovremmo piantarla, di fare riferimento al passato. Il passato purtroppo non si può cancellare, i cittadini non lo possono cancellare, ci hanno chiesto di intervenire proprio perché è questa la realtà di questa città. Molto semplicemente, non ci si può girare dall'altra parte. Non ci si può girare dall'altra parte neanche quando si promette di amministrare in maniera seria e il programma Buche sta andando avanti perché per la prima volta in questa città si fa un bilancio, il giorno dopo che viene presentato il bilancio scatta il piano che risolve queste buche, così come da legge. E non è soltanto in riferimento al nuovo codice degli appalti, la 50 del 2016. Queste leggi ci sono sempre state, però prima si preferiva dare appalti diretti perché poi una parte di questi appalti finiva in tangenti ed è inutile che venite a minacciarci di querele, per favore. Al posto del nostro ottimo presidente Marcello De Vito è stato seduto per molti mesi un presidente d'aula che è finito in galera ed era del PD. Io vorrei ricordarlo. Querelatemi se volete, ma questa è la realtà. Cioè, mi dispiace, però voglio dire, la tenuta della giunta, eccola qua. Questa è una giunta che sta lavorando. Tenetela un po' come vi pare, ma questa è la realtà. Invece di farci perdere tempo, forse sarebbe il caso che vi mettete a lavorare, perché le delibere che avete presentato, anche gli stessi uffici che avete governato per anni e non siete stati capaci di ascoltarli, ve le hanno bocciate. E se fate anche, come dire, no, i sapientoni, queste delibere, perché non le avete presentate a suo tempo? Le venite a rinfacciare a noi? Adesso la colpa è la nostra. Ma veramente non vi rendete neanche un milligrammo ridicoli? Cioè io quando vi ascoltate quando preparate i discorsi a casa davanti allo specchio, vi guardate un attimino, no, questi specchi che comunque non ce la fanno più neanche a sostenervi mentre vi arrampicate continuamente. Io sono imbarazzato, ecco perché chiudo l'intervento, veramente grazie alla mia giunta e alla mia sindaca. Continuate a lavorare così, siamo una squadra, lo dovranno capire, non hanno alternativa. Grazie.